ecco, non ha fatto il regà. Ci sono dei tempi tecnici, ci sono dei tempi da rispettare. Io non è che mi posso presentare e lasciare anche una semplice lettera nella casella postale del GF. Non, anzi, in realtà neanche si potrebbe, perché non sono fatto, non si potrebbe, perché lo conoscete il gioco qual è. Punto. Questo è Mirko, in questo momento ha bisogno di stare da solo, vuole stare da solo, tutto quello che fa lo fa con il cuore, lo fa col perché, ripeto, sono riuscito a staccarmi, a far vedere determinate cose e anche a cominciare a capire tante cose. Però io voglio essere criticato su quello che dico io e non sulle psicoanalisi o sugli articoli di qualcun altro. Per questo scrissi leggete le interviste per intero. Non è vero che io ho fatto l'intervista in un momento di debolezza. Cioè, ragazzi, è un'intervista sì, fatta 2 mesi fa, 2 settimane fa, ma è un'intervista dove non dico nient'altro che quello che penso. Poi sono. Punto. Però non è neanche giusto, ripeto, che io sia un foglio bianco dove chiunque ha il diritto di scrivere e di confermare. C'è la gente che va dietro, poi non riesco a capire perché, esempio, mi dite no, tu sei amico di Amedeo, di degli anni. No, ragazzi, cioè, no, che vuol dire poi essere amico? Sì, cioè, persone che mi criticano, con cui io ironizzo, scherzo, la critica fa sempre bene, ma come succede su TikTok, ragazzi, vengo criticato, vengo giudicato, però perché su TikTok è giusto e su Instagram, le cose? Io sono fatto così. Ragazzi, l'accetto, ma almeno su quello che dico io, non su quello che pensano gli altri. Questa era una diretta un po' così che mi portavo dietro da 2 giorni, che non ho potuto fare prima. Il fatto della lettera, beh, avete detto mille cose, io avevo scritto una lettera per Perla, ma perché non avrei potuto non farle sentire la mia vicinanza, a prescindere da come è andata la relazione. Ma io ho visto miliardi di cose. Folli proprio, folli, folli ragazzi, non è normale questo. Io anche sono una persona, anch'io, e quando ho detto che nessuno si mette nei miei panni, è la verità. Con questo mando un abbraccio a tutti, un bacio, vi auguro ci sia buon anno, poi faremo una diretta anche molto più tranquilla nei prossimi giorni, se volete, però ci tenevo a dirvi questa cosa qua perché...